भगवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Sono nato nelle profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio più rispettoso omaggio. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyadishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Chi viene oggi per la prima volta? Uno, due, Valentino, giusto, mi dico Valentino. Giovanni, Victor, quasi, una volta e mezza, ok, dunque oggi leggiamo, saluto anche speciale a tutti i devoti, tutti gli amici in questo momento in linea, Claudia, Francesca, Riccardo, Federica, Francesca, Riccardo, Hare Krishna. Dunque, oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, dal primo capitolo intitolato Sul campo di battaglia di Kurukshetra, i versi che vanno dal 32 al 35, però leggiamo insieme soltanto il 32. Questo qua. Kim no Rajena Govinda Kim Bhogai Jivitena Va Yesham Arte Kangshitam no Rajam Bhogaha Sukhani Cha. Kim no rajena govinda Kim bhogair jivitena va Yesham arte kankshitam no Rajam bhogha sukhani cha Kim no rajena govinda Kim bhogair jivitena va Yesham arte kankshitam no Rajam bhoga sukhani cha Kim no rajena govinda Kim bhogair jivitena va Yesham arte kankshitam no
Rajamboga Sukhanicha. Rajamboga Sukhanicha. Prego, Prabhu. Matajis. Kim, a che servirebbe? Na, a noi, Rajena, il regno, Govinda, o Krishna, Kim, quale? Bhogai, godimento, Jivitena, la vita, va, Yesham, scusate, va o, significa o, non dico va, significa o, Yesham, dei quali, arte, nell'interesse, Kankshitam, è desiderato, na, da noi, Rajam, il regno, Bhogaha, i piaceri materiali, Sukhani, ogni felicità, Cha, anche. Leggo gli altri tre. Taima vastita yudhe pranam stiaktva dananivcha acharya pitara putras tathaiva chapitamaha matulashvashura putra shala sambandinastata etanaham tum nichami gnanopima dusudana apitrailokya rajasya heto kimnu mahikrite nihatya dharta rashtrana capritis vajanardana. Leggiamo parola per traduzione. O Govinda. O Govinda. Dopo lo leggiamo insieme adesso. No, era un, più che altro una pausa di una pausa teatrale, diciamo. O Govinda, a che servono un regno? Qui è Arjuna che parla. A che servono un regno, la felicità e la vita stessa, se coloro per i quali desideriamo questi benefici sono schierati sul campo di battaglia? O Madhusudana, i miei maestri, i miei figli, i miei padri e nonni,
zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti sono tutti pronti a sacrificare i loro beni e la loro vita. Come potrei desiderare la loro morte, pur sapendo che loro ucciderebbero me? O sostegno di tutti gli esseri, non sono pronto ad affrontarli neanche in cambio dei tre mondi, che dire della terra. Quale vantaggio avremo dallo sterminio dei figli di Dhritarashtra? E rileggiamolo insieme. O Govinda, o Govinda, a che servono un regno? A che servono? La felicità e la vita stessa. Se coloro per i quali desideriamo questi benefici sono schierati sul campo di battaglia? Oh Madhusudana, i miei maestri, i miei figli, i miei figli, i miei padri e nonni, zii materni, suoceri, nipoti, cognati e altri parenti, sono tutti pronti a sacrificare i loro beni e la loro vita. Come potrei desiderare la loro morte? Pur sapendo che loro ucciderebbero me? O sostegno di tutti gli esseri? Non sono pronto ad affrontarli neanche in cambio dei tre mondi. Che dire della terra? Quale vantaggio avremo dallo sterminio dei figli di Dhritarashtra? Spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Arjuna chiama Krishna Govinda, non è un caso che qui non lo chiama Krishna ma lo chiama Govinda. Perché lo chiama Govinda? Perché il Signore è la fonte di piacere per le mucche e per i sensi di tutti gli esseri. Go significa sensi, significa mucche. Vinda, colui che dà piacere a. Da, Govinda, colui che dà piacere a. Go, che significa sensi e mucche. Perché lo chiama così? Lasciando intendere con questo nome che Krishna dovrebbe sapere ciò che può soddisfare i suoi sensi, cioè i sensi di Arjuna. Govinda però non esiste per il piacere dei nostri sensi. Tuttavia, se ci sforziamo di allietare i suoi sensi, automaticamente anche i nostri saranno soddisfatti. Ora non so se avevamo sufficiente attenzione in questo rigo che abbiamo appena letto, quest'ultimo, però qui è dichiarato, affermato, il segreto della felicità, il segreto del successo in questa vita. Tutti quanti vogliono essere felici, soddisfatti. Con un po' di onestà intellettuale tutti quanti ammettiamo che sì, vogliamo essere pienamente soddisfatti. Non mi accontento nemmeno di un po' di meno della totale soddisfazione. Un po' di meno è già sofferenza, già è frustrazione, perché vorrei la totale soddisfazione. Se siamo onesti, esattamente quello che vogliamo. Ma come si fa? Se ci sforziamo di allietare i suoi sensi, cioè i sensi di Govinda, i sensi di Krishna, i sensi di Dio, la persona suprema, automaticamente anche i nostri saranno soddisfatti. Questa è una metodologia scientifica. Questo non ha niente a che fare con cose magiche o fedi cieche e sentimentali. Questa è pratica. Nel mondo materiale tutti vogliono appagare i propri sensi e si aspettano che Dio provveda. Poi quando non provvede uno diventa ateo, giusto? Perché se no sarebbe il nostro migliore amico se soddisfacesse tutti i nostri, giusto? Tutti i nostri desideri, sarebbe il nostro migliore amico. Poiché non li soddisfa, allora diventa il nostro nemico, i nemici si eliminano, giusto? I nemici, quelli veri, si eliminano a teismo, senza Dio. Abbiamo eliminato Dio. L'ateismo è il risultato di un'errata comprensione della realtà. Noi pensiamo che Dio sia al nostro servizio. Dio dammi questo, dammi questo, dammi questo. Non ce lo dà, ora ce lo spiega perché, e diventiamo atei. Allora non esisti. Vabbè.
Allora, nel mondo materiale, quindi, tutti vogliono appagare i propri sensi e si aspettano che Dio provveda, ma il Signore risponde alle nostre richieste, certo che risponde, ma secondo il nostro merito, non secondo il nostro desiderio. Completa conoscenza all'interno di questo piccolo aforisma. Lui soddisfa le nostre richieste, ma sulla base dei nostri meriti, non dei nostri desideri, finché manteniamo un atteggiamento nei confronti della vita, un atteggiamento fruitivo, si dice fruitivo, è italiano fruitivo, quando tu desideri frutti, quando agisci per ottenere qualcosa in cambio, fruitivo. Fruitive in inglese, Giovanni, fruitive, quando, fruitive, ok, forse fruitivo, cioè volere qualcosa in cambio dei nostri sforzi. Tutti quanti ragioniamo così. Finché continuiamo a ragionare così, sì, lui soddisferà, Dio soddisferà le nostre richieste, ma non sulla base dei nostri desideri, sulla base dei nostri meriti. Questo si chiama karma. Karma. Se te lo meriti, ti arriva. Se non te lo meriti, non servirà a niente chiedere, inoltrare richieste, dammi questo. Bisogna comprendere la scienza del karma, come funziona. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Agisco in un certo modo, come semino, raccolgo. Se semino patate posso raccogliere zucchine? Se semino patate, semino patate, se tutto mi va bene. Quindi, lui risponderà sì alle nostre richieste, ma finché rimaniamo materialisti, risponderà in accordo con il nostro merito, con i nostri meriti, non in accordo con i nostri desideri. Se invece di cercare la soddisfazione dei nostri sensi, cercassimo di far piacere ai sensi di Govinda, per la sua grazia tutti i nostri desideri sarebbero appagati. Per la sua grazia. Se ci sforzassimo di soddisfare i suoi sensi, anziché i nostri, tutti i nostri desideri sarebbero automaticamente soddisfatti. Tutti vogliamo vedere i nostri desideri soddisfatti, però Srila Prabhupada ci consigliava di mutare la natura dei nostri desideri. Il segreto è lì, mutare, cambiare, modificare, in certi casi stravolgere completamente, la natura dei nostri desideri. Non smettere di desiderare come alcune filosofie circolanti da tanto tempo vogliono farci credere, che bisogna diventare senza desideri, perché sono i desideri che ci conducono alla frustrazione. Tu desideri, quando non ottieni soffri. Allora, per evitare ogni tipo di sofferenza, secondo loro, la soluzione sarebbe diventare senza desideri, senza desideri. Quella sarebbe la condizione perfetta, no? Dobbiamo sì desiderare, ma desiderare la cosa giusta. Quello è il segreto, desiderare la cosa giusta. Andiamo avanti. Ci sono domande su questi punti? Perché adesso Prabhupada cambia discorso, cambia argomento. Quindi se ci sono domande su questo specifico argomento, possiamo spendere qualche minuto per... Prego, c'è un microfono dietro, Victor, microphone. Hai visto Giovanni che è inglese? Proprio. Non lo so, non credo che sia. Sì. Volevo solo aggiungere appunto questa cosa. Aspetta, allora, proprio che un attimino che ti inquadro, perché. Hai detto giustamente che queste filosofie propongono di non desiderare, però. Questo non è naturale per l'anima, perché l'anima è fatta per desiderare, per essere felici, per essere conoscente, conoscenza e ad avere l'eternità. Quindi queste cose sono delle forzature, si possono fare per un periodo limitato, forse una vita, due vite, tre vite, però alla fine non trovi la felicità, quindi devi abbandonare e ritorni ai desideri. Quindi magari ti purifichi esternamente di queste cose. Cioè, elimini il cattivo, ma non aggiungi, non lo sostituisci con quello che è buono. Quindi non è una cosa così, cioè, funzionale, positiva. È solo una cosa di
Ah, di togliere, tu dici, certo. Solo togliere. Poi uno... perché, però l'anima non funziona così, non va bene, perché l'anima è fatta per desiderare, per amare e per essere amata. Però se, il problema è che l'oggetto dell'amore che dobbiamo cambiare, e quindi non possiamo stare senza desideri, cioè è impossibile, è una forzatura, è come che ne so, come un gatto che lo vuoi tenere fermo, il gatto deve camminare, non può tenere... O come Dulallo che lo vuoi tenere fermo, non poi quindi, ce la fai proprio. E quindi è una forzatura, è un errore dover fare questo. Noi dobbiamo desiderare, anzi, non solo dobbiamo desiderare, ma dobbiamo anche agire, perché le filosofie propongono di non agire, di stare fermi, tipo... Così non combini guai, non succede però questo niente. Lo puoi dire a bambini di 2 anni. Ma quanto durerà? Quanto durerà? Durerà 5 minuti, 10 minuti, poi dopo il bambino qualcosa deve fare. E così l'anima deve agire, qualcosa deve agire. Il problema è che agisce in modo sbagliato e si muove nelle direzioni sbagliate. E gli torna indietro il karma. E quindi viene invischiato. Invece se uno istruisce ad agire in modo giusto, appunto seguire i desideri di Krishna, raggiungere la felicità e compiazioni che non gli danno problemi. Quindi questo è il discorso. Cioè, detto così è facile... Farlo è un po' meno, non è che sia proprio così immediato farlo, quanto è difficile, chi ci sta provando come tante persone qui dentro che ci stiamo provando, quanto è facile? Perché questi sensi, l'abitudine atavica è praticamente una seconda natura, diventa proprio una schiavitù, la consuetudine quelle di agire in un certo modo, ho agito in un certo modo per così tanto tempo, mi viene spontaneo. Non è facile poi sterzare, virare. Non è facile, però provando, riprovando, 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 si dice, l'altro giorno leggevo una cosa bellissima di Srila Prabhupada, il fallimento è il pilastro del successo, prova, riprova e la pratica rende perfetti, il fallimento, the failure is the pillar of success, come si dice, success, il fallimento è il pilastro del successo. Prego Paolo, poi passiamo il microfono a Valentino. Hare Krishna. Allora, Hare Krishna. Volevo fare una domanda quasi pleonastica. Su questo argomento? Sì. Ok, vai. Pleonastica, su questo Nel argomento. Senso che... Che cos'è questo segno sulla fronte? Come proprio facciamo a essere sicuri di quello che vuole Krishna? Oh, certo. Pleonastica. Quindi datti anche la risposta. Scusa, pleonastica, inutile. Inutile, sì, superfluo. Una cosa di sì, credo. Anche se poi appunto non dovremmo farla sta domanda, però è giusto sapere. Però sì, come si fa a saperlo cosa Krishna vuole? Come si fa a sapere cosa Krishna vuole? Come faccio io a sapere cosa vuole Mataji Gopanandini? Se io non ho, diciamo, una relazione diretta con lei, come faccio io a sapere? Però ho una relazione diretta con Ashoka Nitai Prabhu. Io come faccio a sapere cosa, come faccio a soddisfare Mataji Gopanandini? Chiedo a chi la conosce. E lui mi saprà dire nei dettagli, fai questo, fai questo. Non fare questo assolutamente, che se no si arrabbia, diventa una bestia. Attenzione, attenzione. Così, chiedere a qualcuno che lo conosce. E non dobbiamo lasciarci ingannare da quello che il nostro orgoglio potente, feroce, vuole farci credere. Che poiché non lo conosco io, nessuno può conoscerlo. Nessuno. Perché se no lo conoscerei anch'io. Io sono così intelligente, sono così colto, sono così furbo, così scaltro, che lo conoscerei. Ma se non lo conosco io, difficile, poi sai, non è mai tornato nessuno per dirci, sai, tutte queste cose retoriche, no? Acqua salsa. No? C'è. Dopo c'è un bellissimo, vi racconto un aneddoto di un ateo, molto interessante, molto divertente anche, e istruttivo. Comunque, basta chiedere a qualcuno che lo conosce. Avere questa umiltà, no? Questa onestà intellettuale, non è detto che poiché io non lo conosco, nessuno può conoscerlo, e io non lo vedo, nessuno lo può vedere, io non... insomma, un po' vanaglorioso, diciamo, un po' uno tronfio, no? Del suo orgoglio, poi insomma, più si gonfia, più si gonfia, fa caldo? Fa caldo? Fa caldo. Mi passi quello, Jai Goranga, proviamo a vedere...
Grazie. Non c'è il ventilatore. Sì, grazie. Proviamo a vedere così che succede. Pazienza, qualche minuto, vediamo se cambia un po' la... Io accenderei anche quello, ma provi a passarmi l'altro telecomando. Allora, se ci si gonfia troppo di orgoglio, mi gonfio, alla fine si esplode. Comunque, basta chiedere a qualcuno che sa. Prego Valentino. Grazie per essere venuto, ci siamo incontrati ieri, sembrava una settimana fa. Sì. Abbiamo guardato 5 minuti sotto casa e poi ho detto ci vuole più tempo per esaurire un po' di domande e informazioni. Poc'anzi hai detto che per essere felici bisogna mutare la natura dei nostri desideri, non seguire ciò che desideriamo, ma seguire ciò che è giusto. Sì. Chi è che decide ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Chi ci conosce bene, come un bambino che... Aspetta perché questo... No, è contrario, lui chiede che... No, aspetta. No, devo mettere per forza giù, perché altrimenti chi si trova davanti alla traiettoria lo... Giovanni, ti arriva forte l'aria addosso? Stai bene? It's okay? Hai detto... Ok, chi ci conosce bene. Colui il quale ha organizzato tutto quello che ci circonda, compreso tutta questa struttura mentale, psicologica, tutto quello che esiste, regge poco che provenga dal caso, veramente poco, da un'esplosione. Perché non trova nessun riscontro pratico, nessuna conferma, nessuna coerenza con quello che facciamo tutti i giorni. Perché tutti i giorni noi ci muoviamo seguendo una specifica direzione, ci poniamo degli obiettivi, delle direzioni, ci sono delle cause dietro i nostri atteggiamenti, decisioni. Se nostro padre fosse il caos, o il caso, ecco, diciamo, se il nostro padre fosse il caso, noi non potrebbe darci qualcosa che non ha, ovvero la consapevolezza della direzione, del senso. Caso significa che non ha un senso, una direzione. È un semplice discorso logico, però è giustamente un bisogno un attimino di assimilarlo, perché non è che tutti i giorni si affrontano questi argomenti, però, di nuovo, se come affermano scienziati, tutto proviene dal caso, la paternità di tutto quello che esiste, noi compresi, è il caso. Come potrebbe il caso dare a noi qualcosa che non ha, ovvero il senso della direzione, il senso della pianificazione? Caso significa, no? Caso, non senza una direzione, dove stai andando? No, oppure, quando si dice, no? Apro un libro a caso, che significa che non hai una pagina precisa o un capitolo preciso, dove tu apri a caso, pum, giusto? Caso significa che non ha una, non c'è una pianificazione, però tu, io, lei, tutti quanti, le nostre giornate le pianifichiamo, chi più chi meno, anche chi vive la giornata, anche chi è fatalista ed è stanco di progettare perché non gliel'è andata bene una nella vita, e c'è questa naturale propensione intrinseco. Dare un senso alla nostra vita, organizzare, pianificare. Se il nostro padre fosse il caso, come potrebbe emanare e darci qualcosa che non ha? Così come io, se non ho 1.000 euro, non posso darli a te. Né tu puoi dire, c'ho 1.000 euro perché me l'ha dati a Arikirtan. È impossibile, perché io non ce l'ho, non ti posso dare qualcosa che non ho. Quindi, se non è il caso, se non è imputabile la paternità di tutto e di tutti al caso, deve essere necessariamente un altro discorso, ovvero ci deve essere una pianificazione, ci deve essere un'intelligenza, ci deve essere, giusto? Una mente, un'intelligenza. Ed è un'intelligenza ben più grande della nostra, per poter organizzare tutto quello che esiste. Che grande intelligenza ci vuole, che grande capacità organizzativa.
Ora, il fatto che io non riesca a vederlo, a raggiungerlo, ad afferrarlo, a comprenderlo, non significa che dobbiamo abbandonare la logica. Dobbiamo essere sempre coerenti sul discorso della logica. Io entro in questa stanza, vedo ordine? Possiamo dire tutti quanti che c'è un certo ordine qui dentro? Possiamo dirlo che c'è un certo ordine qui dentro, una certa pulizia, un certo ordine? O è tutto così confusionario? No, c'è un certo ordine, giusto? No, proprio. Entrando in questa stanza e notando che c'è un certo ordine, io non posso pensare che questo ordine si è fatto da sé, che i libri si sono messi lì, la polvere è stata andata fuori dalla finestra, la foto lì, quello lì, i fiori sull'altare che si sono messi da soli. C'è stata un'intelligenza, magari più d'una, che hanno organizzato questa stanza in un certo modo. Posso io non sapere chi? Però non posso concludere che non c'è nessuno, si è fatto da sé. Quindi questo qualcuno, questa intelligenza superiore alla nostra, perché noi non riusciamo a organizzarci neanche la giornata a volte, giusto? Che tutto, ripeto, va storto, uno pianifica, però ci sono quelle giornate no, che proprio uno dice, mamma mia, perché mi sono alzato questa mattina, cosa è successo? Anche se, stavo dicendo, mi sono perso... C'è qualcuno dietro. Questo qualcuno, questa intelligenza, mi conosce e può darci dei consigli, se non glieli chiediamo. Se noi manifestiamo questa onestà, questo principio di umiltà, di dire sì, va bene, io me la so cavare abbastanza da me, però proviamo a vedere se magari con un aiuto superiore, seguendo questo discorso logico che ci siamo fatti adesso, vediamo se magari esiste davvero questa persona. Questo è il senso. Microfono? Di me o devo seguire delle direttive scritte sul libro? Anche, dappertutto, lo trovi dappertutto. Per venirci incontro, lui è dentro di noi, nella forma di scritture autentiche, autorizzate. Giustamente la tua domanda è come faccio a distinguere una scrittura autentica autorizzata? Dai risultati, dai frutti. Questo è un albero di mele. Aspetta, vediamo. Dalle mele? La prendo, anche se sembra una mela, la prendo. Quando è bella matura, l'assaggio, la mordo, è una mela a sé. Allora quello è un albero di mele. Dai risultati, bisogna testare. Non bisogna giudicare così, tipo filosofi da salotto, no? Che si siedono, secondo me, io credo che la mia opinione è questa. No, bisogna giudicare dal risultato. Quindi bisogna concedersi questa chance, diciamo. Ci vuole un po' di tempo, certo ci vuole un po' di pazienza, non è che subito neanche imparare il pianoforte o imparare qualunque mestiere ci si mette qualche minuto o così immediatamente. Dimostrami che esiste la musica e che fammi vedere come so suonare il pianoforte. Ci sono degli esercizi, vieni, frequenta, ci sono dei libri, ci sono dei maestri di musica, ci sono dei compagni di viaggio. Però con determinazione si può, molto presto veniamo premiati con la consapevolezza che sì, abbiamo riposto la fiducia nel posto giusto, perché si cominciano a raccogliere, è un frutto che matura presto, questo è il senso, è un frutto che matura presto, sono soltanto un po' di pazienza, un po' di buonsenso e un po' di pazienza, soltanto questo, non è difficile. Non è richiesto né il dono della fede infusa né qualche specifica qualifica, soltanto questo, un po' di buonsenso e un po' di animo lieto, pazienza, vedere un po' se si può fare, vediamo come posso metterlo in pratica, chiedere dei consigli, delle indicazioni, provare a vedere, no? Se può fare, come dite voi a Roma, io non so, sì, un minimo, uno spirale, uno spiffero, insomma, non è neanche tanto richiesta una open mind proprio di quelle piccole. Questo. Grazie Valentina. Allora, microfono così si spegne, Grazie. Allora, andiamo avanti con la spiegazione di Srila Prabhupada. La compassione che Arjuna prova per i membri della sua famiglia e della sua comunità
è una manifestazione di profondo affetto che nutre per loro e gli impedisce però di combattere. Un attimo, eccolo qua. Ricordiamoci, Arjuna è schierato contro, abbiamo detto, i suoi maestri, i suoi figli, i suoi parenti, i suoi nipoti, i suoi amici. Che prova, eh? È un guerriero, deve ucciderli. Mo ci arriviamo. Grazie Massimiliano. Prego. Giona un po' questo guerriero che... Come faccio adesso? Come faccio? E quindi è perplesso. Quindi la sua compassione è una manifestazione del profondo affetto che nutre per loro e gli impedisce di combattere. Tutti vorrebbero mostrare a parenti e amici la propria ricchezza, ma Arjuna teme di non poterla condividere con loro dopo la vittoria, se moriranno tutti sul campo di battaglia. Non c'è piacere. Per favore, più che altro per rispetto per la scrittura, insomma, per gli altri che cercano di stare. Allora, c'è un vecchio proverbio che dice: non c'è piacere in un bene se non è condiviso, giusto? La bellezza è condividere con gli altri, la gioia della condivisione, no? E quindi Arjuna dice: io li uccido tutti, sono tutti i miei cari schierati di fronte a me, li uccido tutti, come faccio a essere felice? Con chi lo condivido questo regno? Questo calcolo è tipico della vita materiale, ma non trova posto nella vita spirituale. Desiderando soddisfare il Signore, il devoto del Signore è disposto ad accettare tutte le ricchezze del mondo, se questa è la sua volontà, e a usarle al suo servizio. Ma se non è questo il suo volere, cioè il volere del Signore, non accetterà nemmeno un centesimo. Arjuna non vuole uccidere i parenti. Ma se devono assolutamente morire, vuole che Krishna se ne occupi personalmente. Krishna, uccidili tu. Tanto che ci tieni tanto che muoiono tutti, uccidili tu. Vai, vai Krishna. Ignora che Krishna li ha già uccisi tutti, ancor prima che si disponessero sul campo di battaglia. Lui deve soltanto diventare il suo strumento, come riveleranno i prossimi capitoli. Devoto del Signore per natura, Arjuna non ha alcuna intenzione di vendicarsi dei fratelli e dei cugini miscredenti, ma la loro morte fa parte del piano del Signore. Il devoto non risponde mai a un'ingiustizia subita, ma il Signore non tollera che si maltratti il suo servitore. Può scusare chi lo offende personalmente, ma non perdona mai chi se la prende con i suoi devoti. Krishna ha deciso dunque di uccidere gli empi, sebbene Arjuna voglia perdonarli. Allora, a questo punto sembrerebbe proprio che Krishna sia un insensibile guerrafondaio, eh? Un attaccabrighe, un fomentatore, un sobillatore. Vai Arjuna, vai, uccidili tutti, un sadico. Infatti molti, perplessi dall'insistenza di Krishna, dai uccidili, falli fuori, sterminali, perplessi da questa insistenza di Krishna, pensano che Krishna sia il supremo sobillatore, non il supremo signore, il supremo immorale, lo tacciano di immoralità. Addirittura Krishna, nella Bhagavad Gita, Massimiliano, vuoi prendere un attimo al volo la Bhagavad Gita, leggi tu il verso? Addirittura nella Bhagavad Gita, nel capitolo 18, verso 17, sentite un po' che dice Krishna qui, a proposito di uccidere, capitolo 18, verso 17, con microfono, vabbè leggilo tu Jaikuranga allora, se non hai gli occhiali. Dice addirittura che l'atto di uccidere è yoga. Buonanotte, buonanotte. Prego. La persona che non è motivata dal falso ego e la cui intelligenza non è condizionata, anche se uccidesse in questo mondo, in realtà non ucciderebbe, né resterebbe legata dai suoi atti. Anche se uccide...
che succede? Un puro devoto, cioè una persona libera dal falso ego e da desideri, come dice? La cui intelligenza non è condizionata. La cui intelligenza non è condizionata, quindi un puro devoto, proprio una persona liberata. Hai ancora caldo? Ci sono i pinguini che prego. Microfono. Allora, il problema io credo sia questa famosa parola morale o immorale, che è un concetto tipicamente cattolico. Sì, è tipicamente cattolico. La morale nasce col cattolicesimo, da cui poi emergono Kant, Kierkegaard, sul concetto di morale filosofica e cose del genere. Prima non esisteva il concetto di morale, no? Esisteva il concetto di pathos o di thanatos, quindi passione o morte. Detto questo, per quello che io riesco a capire in questo verso qua, che adesso ho letto Jai Goranga, è la persona che non è contaminata dal falso ego, che non è condizionata materialmente, anche se uccide non ha ucciso, perché e quindi non deve, sta su un piano diverso. Quindi non deve pagare... Non ha karma, no? Non ha karma. Quindi sembra quasi... Non ha karma, sì. È esente dal karma. Yoga. Uccidere yoga in questo caso. Ti unisce al Supremo. Vabbè, però sì... contestualizzato, certo, se no domani tutti col fucile, perciò abbiamo organizzato questo incontro oggi per spiegare questo, no? Allora la domanda è, sì, vista la premessa, quanto è giusto stare nella morale a questo punto? Stare? Nella morale a questo punto, anche se la morale secondo me è un concetto egoico, e ci arriveremo, e poi rimango qua insomma. Ci arriveremo. Grazie per la domanda, grazie a te. Per spiegare bene quello che vuole Krishna intendere, Srila Prabhupada ci dice, un po' come un soldato. Allora, dice, una persona, un puro devoto, anche se uccidesse, non uccide davvero. Non è incriminabile. Non ha commesso alcun crimine, anche se uccidesse. Addirittura yoga. Uccidere può essere considerato yoga. Avete mai sentito parlare dell'Ashtanga Yoga? Sì, avete mai sentito parlare del karma yoga? Sì, avete mai sentito parlare del bhakti yoga? Sì, avete mai sentito parlare della strage yoga? Qui consiglia Bhagavad Gita, strage yoga, però andiamo a vedere cosa significa. Qui dice che l'atto di uccidere è addirittura conforme alla più elevata spiritualità, alla più elevata moralità, alla più elevata religiosità, uccidere. Prabhupada fa l'esempio del soldato, alla fine di quella spiegazione. Sapete che questo verso ha messo in crisi anche Gandhi, avvocato della non violenza. È vero, nei suoi momenti di profonda perplessità, Gandhi, come da sua stessa testimonianza e ammissione, amava leggere le parole salvifiche e letificanti della Bhagavad Gita e così trovare nuova speranza. Però nel suo commentario, Anasakti Yoga, giunto a questo verso, lui rimane perplesso, rimane sconvolto, dice come applicare alla vita pratica di tutti i giorni questo insegnamento che sembra non avere corrispondenza con la realtà? Come può Krishna, il supremamente buono, affermare che uccidere è yoga? Come può affermare questo? Prabhupada ci rende proprio liberi da ogni tipo di dubbio, di perplessità e di contraddizione e fa l'esempio del soldato. Il soldato, in guerra, il suo capo, il suo generale, il suo tenente, gli dice vai e uccidi. Il soldato esegue l'ordine, è incriminabile? No, anzi, medaglia al valor militare, premiato, glorificato, lodato, bravo, e sale di grado. Più ne uccide, più diventa encomiabile. Lo stesso soldato,
la stessa azione di uccidere, ma fuori dal contesto della guerra, per motu proprio, come si dice, di propria iniziativa, fa una strage, incriminato, colpevole, giusto? Lo stesso soldato, la stessa azione, ma in due contesti completamente differenti. Nella prima esegue gli ordini, premiato. Nella seconda agisce a capriccio, incriminato. È così, il puro devoto è come un soldato che esegue l'ordine superiore. Chiaro, ricordiamoci appunto che Krishna questa istruzione di uccidere i propri parenti la dà a chi? A tutti noi? La dà ad Arjuna, assolutamente. Ma ci immaginiamo che domani leggiamo sul giornale monaco, giovane monaco, accoltella la nonna in via dei Georgofili, trovato il cadavere della signora Wanda di Innocenti. Wanda, sei in linea, non ti preoccupare, ti difendo io. Inneggiando alla Bhagavad Gita, il monaco impazzito, me l'ha detto Dio, sei, venga. L'ho letto nella Bhagavad Gita. Ho iniziato dalla nonna, poi continuerò, poi proseguirò per tutta la dinastia degli Innocenti e dei Montecchi. Prego, Valentino. Su niente? Allora ci vuole il microfono perché è troppo lungo, sennò da casa non sentono. Da casa non riescono a capire, mi sentono parlare, ma non capiscono con chi e di cosa. Allora, vai. Cioè, non riesco a capire se c'è una conclusione diversa da quella che ha detto finora riguardo magari il fatto di uccidere qualcuno in nome o perché ti è stato ordinato qualcuno. O se c'è una conclusione diversa da questo, perché sennò a un certo punto io oggi ti dico in maniera molto semplice: i kamikaze che si fanno esplodere fanno bene perché gliel'ha detto qualche forza divina o superiore. Quindi, se certo, la conclusione è diversa da quello che infatti dici, riusciamo forse a trovare una strada condivisa, sennò altrimenti siamo su due piani totalmente diversi. Certo, per me anche il soldato stesso che se va a uccidere un altro essere umano, per me sta sbagliando. Sì, però è chiaro che questo è un esempio, no? Sì, è un esempio teso a comprendere certo, il punto, è no? Chiaro, e è chiaro. È chiaro che nessun esempio sarà mai perfettamente calzante. Ma non mi riferivo ad un esempio, mi riferivo a quello che c'era scritto nel libro. Okay. Cioè, volevo capire se c'era scritto questo per poi arrivare a una conclusione che è diversa da questo. No. O se la conclusione è questa realmente, perché siamo su due piani totalmente diversi. Se la conclusione è questa, io sto su un piano totalmente diverso. Perché secondo me nessuno può autorizzare un essere umano a fare violenza presso un altro essere umano. Ok. Quindi per te la violenza è sempre deprecabile? Sì, sicuramente l'omicidio sì. Ok. Se per esempio tu sei aggredito appunto da un aggressore sì, armato, eccetera, sì, e sta veramente per ucciderti, e passa un poliziotto, e l'unica cosa che può fare, perché questo ormai ti ha braccato e c'ha il coltello a 10 cm dalla tua gola, per salvarti la vita, che se tu che sei un onesto cittadino tira una mazzata o un colpo di rivoltella o di pistola a questo aggressore che ti sta per uccidere, è lecito, anzi se non lo facesse andrebbe contro i tuoi diritti di essere protetto dagli aggressori, sarebbe omissione di soccorso, tanto più che un poliziotto proprio non può esimersi dal fare quello che è necessario fare, tant'è vero che hanno la pistola, fare ciò che è necessario fare anche ricorrendo all'estrema ratio, cioè ucciderlo. Come puoi considerare assolutamente deprecabile ogni forma di violenza? No, questo è un fatto palese. Cioè, se ci sono due esseri umani di cui sì, uno è un rapinatore o quant'altro, sì, e sta facendo violenza presso
un onesto cittadino e quant'altro, sì, che sta lì lavorando, bravo, e non dà fastidio a nessuno. È lecito. Questo è un tipo di ragionamento. E non gliel'ha detto Dio. Altro discorso però è un caporale, un soldato o qualcosa che segue degli ordini di un governo, ma che magari può anche sbagliare. Ma chiediamoci perché. È la stessa cosa se ci sono gli stessi presupposti. Se queste persone schierate contro, diciamo nell'opposto esercito, stanno aggredendo con la violenza, con la ferocia perpetrata nel corso del tempo i cittadini. Assolutamente vanno. Chiaro? Prima ci vuole c'è bisogno di, come si chiama, la diplomazia. E c'è stato anche questo. La Bhagavad Gita fa parte di un libro molto più grande, circa 100.000 versi, si chiama Mahabharata. I capitoli precedenti alla Bhagavad Gita, che tratta proprio della battaglia di Kurukshetra, o meglio, ciò che precede la battaglia di Kurukshetra, i capitoli precedenti trattano dettagliatamente tutti i tentativi diplomatici eseguiti da Arjuna and Company, che non so chi sono, per evitare, diciamo, quelli che hanno in quel contesto storico, in quel periodo storico, parliamo di 5.000 anni fa, evitato che gli aggressori rendessero il pianeta un caos. E hanno tentato in tutti i modi di evitare lo scontro, ma è stato praticamente impossibile, e quindi extrema ratio è stato necessario ricorrere alla violenza per fare del bene. Anche un medico, un chirurgo, se io sono malato di cancro, non lo so, delle metastasi, e urge un intervento chirurgico, il chirurgo è violento nei miei confronti, mi apre, mi guarda, mi incide, giusto? È violenza questa. Una persona ignorante che si trovasse di fronte ad una scena del genere, e che ignorasse che quello è un medico, che quello non è un coltello ma un bisturi, che io non sono una vittima ma sono il paziente, il malato, se ignorasse tutto questo, vede quello sporco di sangue, io dilaniato sul lettino, chiamerebbe subito la polizia, giusto? Però bisogna avere conoscenza, per poter giudicare bene la situazione bisogna avere conoscenza, la vera conoscenza. Chi ce la dà? La stessa persona di cui prima, la stessa persona di cui prima, così come tu che lavoro fai? Artigiano, titolare di Porto d'Armi. Hai imparato tutto quello che hai imparato da solo? O no, c'è stato qualcuno che magari, fatte salve le tue capacità di comprensione, magari molte cose le hai imparate da solo, però magari vedendole, però tante altre cose te le hanno insegnate, le hai imparate perché qualcuno che sapeva più di te ha detto a te, facendoti vedere con l'esempio, molto spesso con la pratica, no? E tu hai imparato anche grazie a questo intervento. No, ma anche se le vedessi da solo, e comunque le sto apprendendo da qualcuno in ogni caso, non in maniera diretta, ma in maniera indiretta. Diciamo, funziona un po'. Quindi è sempre comunque un insegnamento. Sempre diretto, un insegnamento. Sì, c'è sempre qualcuno che sa che dice a qualcuno che non sa. Funziona così, la stessa cosa. Soltanto sempre quella necessaria umiltà iniziale necessitiamo, di quella umiltà di dire sì, sembrerebbe, seguendo un discorso logico, che sì, esiste un'intelligenza suprema, sicuramente di gran lunga superiore alla mia, di gran lunga superiore. Vi racconto questa, che è una storia, grazie Valentino, vi racconto questa qui, che Hare Krishna, questa è veramente un aneddoto molto istruttivo, come dicevo prima, e divertente anche. C'era un devoto che era in aereo, stava raggiungendo Bombay da Kolkata. E a un certo punto gli si avvicina una persona, quindi indiano. Lui era, questo devoto era vestito con abiti appunto devozionali, no? Sannyasi per la precisione. Comunque un monaco tipo Srila Prabhupada, diciamo, con gli abiti come quelli di Srila Prabhupada. E questa persona si avvicina al devoto. Swamiji significa, diciamo, monaco, maestro, l'ha chiamato Swamiji, in modo per chiamare, no? Swamiji, io sono ateo. I due non si conoscevano. Questo è arrivato, Swamiji, io sono ateo,
un po' un tono di sfida, no? Sennò perché uno dovrebbe andare lì, sono ateo, piacere, no? Va bene, lo so, quindi che cosa vuoi? È un tono un po' di sfida, no? Io sono ateo. E il devoto mi ha detto no, con molta compassione, per cercare di stemperare, per cercare di abbassargli un po' questa cresta, no? Dice, no, tu non sei ateo, sei semplicemente un po' sciocco. C'è rimasto un po', no? Però non c'è rimasto, ma ha capito il senso, ha capito che c'era era carico di significato quello sciocco, non era come un insulto, ah, bip, no, ma come... non era un alterco, non era un... Cioè, non, tu non sei ateo, sei soltanto un po' sciocco. E gli ha chiesto, che lavoro fai? E orgogliosamente questa persona gli ha detto, sono un ingegnere aeronautico. Quindi tu lavori con gli aerei? Ti occupi del progetto dell'intero aereo? E questa persona, questo ingegnere, gli ha detto no, io guido un team che si occupa del sistema idraulico, della Dreamliner, era una compagnia aerea, Dreamliner 77. Da quante persone è composto il tuo team? 23 persone. Ha detto ok. Quanti sistemi, quindi tu ti occupi del sistema idraulico, quanti sistemi ci sono in un aereo? Idraulico, elettrico, meccanico, sono tanti sistemi, no? Allora questo ingegnere ha raccontato un po', diciamo i principali 35 sistemi in un aereo. Quindi facendo un rapido calcolo, 25 più o meno per ogni sistema, 35 sistemi più o meno, no? Quanto, quasi un migliaio di ingegneri, un aereo, un migliaio di ingegneri per progettare un aereo, stiamo parlando soltanto dei sistemi principali. Poi gli ha detto, basta, c'è bisogno di altre persone, cioè, beh certo, c'è bisogno anche di operai, di personale tecnico per assemblare tutti i pezzi, no? Per metterlo insieme questo aereo. E il devoto gli ha chiesto, più o meno, quantifichiamo, quante persone? 2000 almeno, 2000-3000 persone. L'ingegnere aeronautico. Quindi su un aereo solo ci lavorano 3000 persone, forse più magari anche, no? Un po' di meno, tante persone, migliaia di persone, 2000-3000 persone. Il devoto a questo punto gli fa, ho una domanda da rivolgerti. Krishna gli dice, nella Bhagavad Gita, dice Sarvaloka Maheshwaram, dice io sono il Maheshwara, io sono il controllore, colui che dirige tutto quello che esiste su tutti i pianeti. Sarva loka significa tutti i pianeti con tutto quello che c'è sopra, Maheshwaram. Io sono colui che dirige. Lui stava parlando, questo ingegnere diceva, io guido un team di 25 persone, no? Diceva, no? Il devoto gli dice, Krishna dice, Sarva loka Maheshwaram. Krishna è il controllore, colui che guida un team, cioè li guida tutti lui. Lui è controllore e proprietario di tutto quello che esiste. E gli dice, la domanda è questa del devoto là, a questo signore ateo, gli dice, tu ti definisci ateo, giusto? Certo. E gli dice, affinché un piccolo aereo riesca a volare nel cielo, occorrono le intelligenze riunite di 3000 persone. 3000 professionisti. Malgrado ciò, a volte, che succede agli aerei? Succede. A volte cascano pure, precipitano anche. 3000 intelligenze riunite per fare un piccolo aereo e a volte precipitano anche, no? E la voce risuona, no? Signore e signori, allacciate le cinture, stiamo attraversando una perturbazione, vuoto d'aria. Tutti le cinture subito, ok. E l'aereo oscilla così in maniera preoccupante, no? Uno si deve... paura, viene paura. Qual è la chi conosce la velocità media di un aereo? Più o meno, sì. 800-900 km orari, no? Velocità di crociera. Ora, studiamo la Terra. È un discorso logico, stiamo procedendo, questo è un dialogo avvenuto veramente, e questo ingegnere, evidentemente capace di sostenere un discorso logico, rimaneva lì e rispondeva e sosteneva la conversazione. Studiamo la Terra, gli dice il devoto. Ora, studiamo la Terra, che comunque è solo uno. Questo pianeta è uno da un numero incalcolabile di pianeti, ma studiamo questo pianeta Terra. Pare che il pianeta Terra
navighi, diciamo, viaggi ad una velocità di 2000 km al secondo. 2000 km, beh, più o meno, insomma, no? Al secondo, 2000 km al secondo. E la cosa sorprendente è che mentre gira, fa così. Fa così. Spinning, come si può dire? Ruota su se stessa. Gira, falla girandola. Mentre fa 2000 km al secondo, intorno al sole, eccetera, sì, fa, cioè, spinning, fa così, no? Quella cosa sorprendente, no? Avete mai sentito una voce... Sì, la rivoluzione. Avete mai sentito una voce dal cielo? Signore e signori del pianeta Terra, stiamo attraversando una perturbazione, il cielo sta precipitando. Mai, no? E mentre precipita, così, no, no, non, tutti tranquilli, no? Qui seduti, Mauro, tranquillo, seduti, no? Tutti quanti, no? Comodi, no? Ci aggiustiamo le nostre posizioni. Questo sta facendo 2000 km al secondo facendo così. Tutto tranquillo, non ce ne accorgiamo neanche. Quante persone può trasportare un aereo? Ci sono aerei che sono arrivati addirittura nel 2005, ne ricordo, 800. 800. 800. No, 800. Il pianeta Terra? Solo di umani. Vogliamo parlare degli oceani, dell'Himalaya, le catene montuose, animali. Cioè, quindi questo pianeta ruota velocemente facendo così, trasporta 7, parliamo soltanto degli umani, 7 miliardi di esseri umani, più tante altre cose che occupano molto più spazio, nessun vuoto d'aria, nessun, non precipita. Ed è successo per caso? Non c'è nessuna intelligenza dietro? Attenzione, qui non stiamo parlando di cose magiche, non stiamo parlando di fede cieca, sentimentale. Qui stiamo parlando di logica, cerchiamo di mantenere lo standard di coerenza con la logica adottata fino ad ora, ok? Manteniamo quello stesso standard di coerenza. Però gira, però continua. Quindi siamo coerenti, un piccolo aereo, 3000 intelligenze. Questo grande pianeta, perché il punto è quello, non è tanto la perfezione, perché poi alla fine tutto muore, non è quello il punto. Il punto è, dietro un piccolo aereo, 3000 intelligenze. Dietro questo enorme pianeta, niente. Il caso, non c'è un'intelligenza? Dov'è la logica? Dov'è la coerenza? Noi tutti nella vita cerchiamo di essere logici, coerenti, giusto? Dov'è la coerenza in questo? Dov'è la logica in questo? No, no, non esiste. Per un aereo 3000 intelligenze, le migliori del pianeta, le migliori, tutti laureati, plurilaureati, no? Scelgono questo enorme pianeta, Pluto fa così da un tempo incalcolabile. Vabbè, chiaro, no? Però comunque ci metterebbe solo a fare una votazione perché lei fa così. Comunque, si capisce? Sì. Le costellazioni fanno niente. Ma è tutto per caso. Non c'è un'intelligenza che ordina tutto questo, che riordina tutto questo. Dov'è la coerenza, no? Questo richiede una colossale intelligenza. Il punto alla fine è questo. Chiaro, è così per giocare in maniera fumettistica, no? Però lo fa, cioè, nel senso, ci vuole un un'intelligenza colossale, ci vuole per questa è l'intelligenza di Krishna. Non ebbe nulla da dire questa persona, cioè effettivamente non ebbe nulla da dire, ma non è finita. Poi disse: io comunque sono un uomo onesto, sono un proboviro dotato di sensibilità, moralità, non ho bisogno di avvalermi del concetto di Dio per essere la brava persona che sono. Tutte le persone mi conoscono, sono onesta, non è proprio perfetto, chi lo è? Scagli la prima pietra, no? Come si dice? Però sono una persona e non ho bisogno di, alcuni direbbero, molto più onesto di tanti religiosi.
Mentre diceva questo, mentre affermava questo con molto orgoglio, uno che dice, uno che si, no, diceva, un po' di orgoglio c'è sotto, no? Comunque, a parte questo, mentre faceva questo, mentre diceva questo, versava del latte nel tè. E il devoto dice, però stai bevendo il latte. Certo, io bevo il latte, regolarmente, bevo il mio latte. Allora, gli dice il devoto, per fargli capire, attenzione, non era un bisticcio, un battibecco fino a se stesso. Cerchiamo di comprendere il significato profondo di questa botta e risposta. Però stai bevendo il latte, gli dice il devoto. Certo, io lo bevo, dice il signore, questo è un ingegnere. Allora il devoto gli dice, adesso io ti do l'erba, fatti il tuo latte. Io ti do l'erba, fatti il tuo... La mucca cosa mangia, no? Erba, quelle cose... Produce latte, giusto? Io adesso ti do l'erba, produciti il tuo latte. L'ingegnere ci pensa un po', perché giustamente, essendo uno scienziato, dice, aspetta, magari si può fare, poi ci pensa un attimo, no, questo non posso farlo. questo non posso, è impossibile per me farlo. E allora, non sei onesto, come affermi di essere. Tu sei un ladro che sta rubando il latte a Krishna, e non lo vuoi riconoscere. Secondo voi che significa? Paola, secondo te che significa? Perché gli ha detto, no, tu sei un ladro, tu dici di essere onesto, ma in realtà sei un ladro? Dice questa falsa morale, no? C'è una falsa morale. Sì, però, però detta così sembra un giudizio... Il ladro che lo offre senza volerlo riconoscere. Il ladro deve essere destinato a... Che io non posso, sai qual è il punto? Che io non posso pretendere, non posso considerare qualcosa mio se non lo produco io. Quindi lo sto per forza prendendo in prestito. E se non chiedo per favore, se non chiedo come vuole utilizzare, se esiste deve emanare da qualche parte, non è che dal nulla, deve venire dalla mucca, sì, ho capito, la mucca è a ritroso, Latte, la mucca è la causa del latte. Qualcos'altro è la causa del vitellino, la mucca, qualcos'altro è la causa della mucca, la causa, se andiamo a ritroso, arriveremo alla causa di ogni causa, Sarva Karana Karanam, la causa di tutte le cause. Devi chiedere a lui, se no sei un ladro, se ti appropri di qualcosa che non è tuo, senza riconoscere il proprietario, almeno come fanno alcuni religiosi quando c'è ancora uno in quelle religioni dove è rimasto uno spiffero parliamo di uno spiffero di conoscenza, ancora c'è un ringraziamento, grazie mio signore, poi sì, magari non sanno bene cosa mangiare, non c'è perfetta conoscenza, ma almeno stanno ringraziando. Invece uno apre il frigorifero, ah, questo è mio, ci ho lavorato io, questo è il sudore della mia fronte, questo è mio. Non un ladro, è un ladro. Se io mi approprio di qualcosa che non è mio, com'è? Se qualcuno entra qui dentro, come ti chiami, Mataji? Come ti chiami? Laura. Se Laura viene qui dentro e prende 5 selibe, prende e se ne va. Li prende. Tutto. Non ho capito. Alto, ma che stai a dire? Alto. Sì, vai. Però col microfono, Alto. Come ci vuole il microfono, Alto mio? Come te lo devo dire? Come tragedia. Vai, bacta. Assolutamente. Allora, vai. Va bene, ok. Se io pago, io vado al supermercato e pago sta roba, quindi sì. È mia. Ah, posso capito, dire che è mia, se la mangio è mia. I soldi... sì, lasciamo perdere la filosofia. No. Ma io faccio questa domanda anche poi io che mi spieghi. Non puoi essere così... Ma no, io già la so la risposta. Si dice paravento a Roma? Non la puoi essere così qualunquista e così superficiale. Domande per tutti. Io sto facendo la parte, no? Tu stai facendo la parte di lei, io sto facendo la parte di uno che... Non so io la risposta. Lasciamo bene, l'altro giorno era la festa tua. Non so. Giustamente lui dice, no, io ho lavorato, pago il latte. L'ingegnere avrebbe potuto dire così, no? Io lo pago il latte. Ho lavorato io, sudore della mia fronte. È mio. Ah. Sudore della tua fronte, fronte intendiamo anche l'intelligenza, la capacità con la quale tu hai organizzato il tuo lavoro, psicologi la chiamano le capacità gnosoprassiche, questa parola che mi piace, gnosoprassiche, cioè la capacità di tradurre in gesto pratico quello che è l'essenza di un ragionamento, di una pianificazione, gnosoprasso, anche prattognomica. Chi te l'ha data? Da dove viene?
me la sono fatta da me, cioè tu te la ritrovi. Ti ritrovi degli strumenti, una capacità intellettuale o intellettiva, come si vuol dire, te la ritrovi. Tu poi magari la affini, affini questo strumento, ma che comunque hai già in dotazione. Come faccio a farmi l'intelligenza? Io mi procuro l'intelligenza. Non so, neanche gli scienziati sanno cos'è l'intelligenza, che pensano che l'intelligenza e la mente sia il risultato di legami elettrochimici tra neuroni cerebrali. Chimica, vabbè, casuale, quello l'abbiamo già sfatato, non ha più senso. Cioè, se qualcuno ha ascoltato questa semplice logica, ma chi può venire? Cioè, chi, anche un bambino di 5 anni che apprende e assimila questo ragionamento che abbiamo fatto adesso, può venire il premio Nobel? No, dove va? È all'angolo, è alle corde, è chiuso. Non il bambino, il premio Nobel, perché è talmente logico che non fa una piega. Dai, da dove vengono questa intelligenza, questa conoscenza? Allora, ti viene data da chi? L'anima sei tu, che riceve certe cose in dotazione. Cioè tu sei la persona che riceve delle cose, chiamiamola anima, in sanscrito non si chiama neanche anima, si chiama jivatma, termine tecnico, sai? Per dire, no? Quindi... all'anima, a me, chi mi ha dato tutte queste cose, queste capacità, queste funzioni, chi me le ha date? E andiamo sempre al ritroso, devo avere questa onestà di ammettere che mi hanno equipaggiato con queste cose qui, e se mi hanno dato in dotazione qualcosa, magari ci sarà anche un libretto di istruzioni, magari sarà previsto anche il miglior utilizzo di questa cosa qui. Iniziamo a ragionare, uno spunto di riflessione, non vuole essere un'imposizione artificiale, ma ragioniamoci un attimino. Un computer non serve per... C'era un video su YouTube un po' di tempo fa, me lo mandò un mio amico, il link, un figlio aveva regalato alla madre un tablet, tutti sappiamo cos'è un tablet, funziona benissimo, mamma lo stai usando? Dopo qualche giorno, funziona benissimo, è perfetto, come ci taglio le zucchine su questo... Cioè praticamente lo usava come tagliere e tu ovviamente il telefono ha riattaccato il figlio, cioè, ok, prossima volta gli regalo ago e filo, la vola che sia un tagliere vero, quindi però anche lì potrebbe dipendere dalla burocrazia, sì. Una persona comunque sì. Studia, sì. Si impegna, sì. Per è importante che sì. Dovremmo tendere a migliorare, ad affinare l'utilizzo di questi strumenti, però sempre ci deve essere la conoscenza. Tutti vogliamo essere... Certo, messo sotto. Domanda, da dove viene questa inclinazione straordinaria? Da dove viene questa... Io per esempio non ce l'ho. Da dove vengono queste predisposizioni? Si chiamano predisposizioni non a caso. È stato disposto prima. Da dove viene la necessità? Oh, certo, si spera insomma che la necessità faccia virtù, ma la necessità, questa spinta ad avere una necessità, significa che tu ti senti naturalmente spinto verso qualcosa, perché la situazione ti condiziona in maniera tale che tu hai necessità di fare una certa cosa. Ho fame, ho necessità di mangiare, ti spingi verso un supermercato o verso il frigorifero. Da dove viene questo contesto? Vai! Vai! Beh, tu te. Queste quattro lingue ti posso dire? Sì, anzi, giusto, microfono, grazie. Queste quattro lingue? Io parlo quattro lingue, parlo italiano, inglese, persiano e filippino. Wow! E ti posso dire che queste lingue che io parlo, comunque le ho apprese nella vita, non perché c'è stato qualcuno che parlo lì, per necessità. Sono stato in Filippine a viverci 10 mesi per lavoro con mio padre e quant'altro, ho appreso la lingua inglese. Certo. Sono sposato con una filippina da 16 anni e magari stanno insieme, ho appreso la lingua filippina.
però non è che c'è stata una forza divina che è arrivata e mi ha fatto apprendere la lingua. No, non funziona così. È stata una necessità mia personale quella di come mai ti sei ritrovato in una situazione che hai avuto la necessità di andare nelle Filippine piuttosto che... Vabbè, poi fatti della vita, qui apriamo un discorso che te l'ho detto, dobbiamo stare da soli e dura 30 anni. Cioè, no, dipende, da, fa, mio dipende padre, da noi. Mio padre lavorava lì all'estero. Dipende da due cose. Mio padre lavorava all'estero, mi aveva detto se lo raggiungevo perché per perché lavorava periodo. All'estero, mio padre invece non ha mai lavorato all'estero. Per scelta. Ho capito, perché ha scelto quello piuttosto che qualcos'altro? E c'è sempre qualcosa prima. In Italia non c'era nulla che riusciva a soddisfarlo ed è andato benissimo, a lavorare all'estero. Benissimo, vedi, c'è sempre una motivazione dietro. Ok. E andiamo più, però non fermiamoci. Andiamo dietro, ancora dietro, ancora dietro. Ci sono cose che non riusciamo a vedere, giusto? Noi possiamo avere a che fare e maneggiare soltanto, scusate, soltanto le cose più vicine a noi, quelle che riesco a vedere più o meno. Ma più dietro materiale. Quelle cose che non vedo. Anche, okay. Anche materiali, però talmente lontane nel tempo che hanno prodotto quello che tu chiami la tua realtà, no? Le cose con le quali ti sei fatto, hai avuto a che fare nella tua vita, ci sono state delle cause dietro. Allora, siccome ci sono delle cose che non riesco a vedere con questi occhi e che non riesco neanche ad afferrare con le manine dell'intelligenza, qualcuno ce le deve forse dire, se no qua continuiamo ad annaspare, ad arrancare, sì, così nel vuoto, nel buio, così, mi sono ritrovato sta cosa qui senza sapere perché. È importante invece sapere cosa c'è, è importante approfondire la legge del karma, perché se no è un disastro. E per questo sono qui. Legge del karma significa che c'è un'intelligenza dietro che ad ognuno dà esattamente ciò che gli spetta. Un'intelligenza perfetta che ad ognuno dà esattamente ciò che gli spetta. Come ha agito questa persona in questa maniera? Bene, gli do, ecco, abbiamo detto prima, meritocrazia, merito, in accordo con i propri meriti. Quindi bisogna conoscere il volere reale di questa intelligenza. Cosa vuole questa persona così intelligente che è capace di ordinare tutto questo? Cosa vuole veramente da me? Questo è il punto. Questa è la Bhagavad Gita così com'è. Che lungi dall'essere un libro di violenza, perlomeno non una violenza deprecabile, ma una violenza giustificabile, l'abbiamo spiegato più o meno in breve, penso che sia stato abbastanza chiaro, c'è una motivazione, quella è l'estrema ratio, la guerra, nessuno la voleva fare, ma a mali estremi, estremi rimedi. E, quindi questa è la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è un testo che è una rivelazione d'amore da parte di Dio agli esseri umani, perché gli dà la conoscenza, gli apre gli occhi. Gradualmente, progressivamente, un essere umano onesto e sincero, minimamente, morigeratamente dotato di buon senso, può capire delle cose. E poi la Bhagavad Gita rappresenta cosa? In un certo senso, ma la Bhagavad Gita rappresenta, sai, è come dire, Prabhupada faceva un esempio, diceva, esiste il dizionario ed esiste l'enciclopedia, 75 tomi della Treccani, per esempio, no? Tutte le parole presenti nel dizionario sono presenti anche nella Treccani, però non è vero il contrario. Molte lemmi, molti lemmi presenti nella Treccani non sono, perché hanno due funzioni differenti, diciamo, l'ABC e poi c'è l'approfondimento enciclopedico. L'una è compreso nell'altro, non è da buttare via. Infatti la coscienza di Krishna è la scienza dell'inclusione, non dell'esclusione o dell'esclusività, ma dell'inclusività. Si dice così, inclusione, inclusività, ha senso italiano? Io chiedo sempre conferma a Paola, perché è la scienza dell'inclusione, non è tu c'hai la tua, io c'ho la mia. No, bisogna capire che esiste un bacino. Sì, andiamo alle origini, no? Come dice spesso Mario. Mauro dice, andiamo alle origini, dobbiamo andare alle origini. Così. Certo, prego, prego. Grazie Valentino. Mauro e Paola debbono andare via, però c'è Prasadam. E anche per Oscar, Morgan. Morgan, anche per Morgan. Ma grazie a voi. Io sono Antariyami Das. Antariyami Prabhu, Hare Krishna. Volevo semplicemente dire che ci sembra che di dedurre che il grande problema è l'ahankara, perché c'è un ordine egoico slegato dal tutto, sì, e da una parte, e dall'altra c'è un ordine
sistematico che origina dal Signore Supremo, dalla causa di tutte le cause. E molte volte questi due tipi di ordini vengono confusi. E questo è il problema fondamentale. E all'atto pratico il primo, che è l'ordine egoico, prevale su tutto l'altro. Sì, sì. Infatti yoga significa unione, unire la propria volontà con la volontà suprema, capire cosa vuole da me. Unione con l'assoluto, unione con la verità assoluta. Yoga, infatti, è rimasto un po' in italiano gioco, una parola che ricorda un po' gioco. Il gioco tiene uniti i buoi, no? Qualcosa del genere, comunque. Anche in tedesco, yug. Unione. Legame. Infatti, legame, yoga, dice questa giga, ritorna, che il sanscrito è la madre di tutte le lingue. Sì, falso ego. Bisogna abbandonare questa falsa concezione di se stessi per cedere il passo alla vera comprensione di se stessi. Chi sono veramente? Che cosa... Prego, Hare Krishna. Grazie, Antariyami Prabhu. A me è una domanda da... $1,000,000. Base. No, base. Base. Cioè, poi c'è anche... Sto cercando di capire, no? Ok. Ma Krishna... Krishna. Permea ogni cosa o semplicemente dirige ogni cosa? Tutte e due. Entrambe? Tutte e due. Entrambe. Permea ogni cosa e dirige ogni cosa. Permea e dirige? Sì. Sai in sanscrito come si dice? C'è una parola bellissima. Krishna dice, in sanscrito c'è una parola bellissima, nella Bhagavad Gita Krishna dice Maya Dhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharama. Maya Dhyakshena, Maya significa me, miei. Adhyakshena significa tutto si muove sotto i miei occhi. Non mi sfugge niente, tutto sotto i miei occhi, ovvero sotto il mio controllo. Ma quindi, Maya Dhyakshena Prakriti. Cioè, quindi Krishna sì. È in me. Anche. E cioè io posso, grazie a una serie di, non so bene, insomma, non so se si tratta semplicemente di canti e studio o quant'altro, accedere a una coscienza che è già dentro di me, sto chiedendo se sì. Ti seguo. Una coscienza che è già dentro di me in quanto Krishna è all'interno di me, sì. E da questo comprendere e modellare, diciamo, il mio essere senza un libretto delle istruzioni, ovvero sia, no? Accedendo all'interno invece che all'esterno. E qual è il metodo per accedere all'interno? Io chiudo gli occhi, vedo buio, non vedo niente. Come si fa ad accedere a questa consapevolezza che tu hai ragione, è già dentro di te? Però come si fa ad accedere? Qual è la chiave d'accesso? Qual è il chiavistello? La chiave qual è? Quello studio e quel canto che tu citi non sono canto e studi aridi, tipo la Marietta la va in campagna, trallallero trallallà, oppure uno studio accademico giusto per acquisire erudizione, così poi in pubblico cito e mi danno il premio Nobel. Non per quello, il canto e lo studio vanno compresi. Il canto e lo studio? Vanno compresi. Va compreso che cos'è questo canto che abbiamo fatto prima, va compreso cos'è questo studio. Il canto... Allora, partiamo dallo studio. Andiamo integrati l'uno con l'altro. Assolutamente. Lo studio è... qui è Krishna che parla, ti dice tutto nella forma di cinque argomenti. La Bhagavad Gita tratta cinque argomenti. Dio, le sue due energie, quella superiore che sono gli esseri viventi e quella inferiore che è la materia inerte. Quindi ti spiega le caratteristiche di Dio, le caratteristiche dell'anima, le caratteristiche della natura materiale, ti spiega cos'è il tempo, questo grande frullatore. Il tempo, ti spiego se il tempo, ti spiega cos'è il karma, cioè la risultante delle tue azioni all'interno della natura materiale sotto l'effetto del tempo, e poi ti spiega la connessione tra questi cinque elementi, che hanno cosa hanno in comune questi cinque elementi, non in maniera compartimenti spagni, ma integrati, in maniera olistica, come si dice oggi. Conoscenza, amore per la conoscenza, proprio così, filosofia. Il canto cos'è?
è uno degli strumenti pratici, perché non è soltanto arida filosofia, ovvero teoria e basta. Il canto è uno degli strumenti, tra l'altro il più efficace, pratico, per chiedere a questo essere supremo, di cui si hanno in forma che è dentro di te, che è anche dappertutto, che è una persona anche, una persona suprema che si espande in un numero incalcolabile di forme anche nel tuo cuore, presente nella tua coscienza, cuore non nel senso di muscolo, ma nel senso di coscienza. E, il canto significa per favore Krishna, per favore essere supremo, per favore, cosa vuoi che io faccia? È un appello, è come inoltrare una richiesta all'ufficio di collocamento. Quando uno inoltra una domanda all'ufficio di collocamento, cosa sta chiedendo? Impegnatemi, cosa volete che io faccia presso le vostre aziende, presso le aziende che voi gestite? Uno si mette a disposizione, è così. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, recitato, meditato e cantato, conferisce questa, gradualmente, progressivamente, questa consapevolezza di cosa Dio vuole veramente. E nel frattempo, quello è lo scopo ultimo, nel frattempo ci sono un sacco di sottoprodotti. Per esempio l'ansia va via. L'ansia, quell'ansia, quella paura di non ottenere ciò che vorremmo e quella paura di perdere ciò che abbiamo ottenuto. Quella si chiama ansia, paura. E se mi portano via questa cosa qui? Un po' di ansia ce l'abbiamo un po' tutti, no? Oppure l'ansia di non ottenere ciò che vorremmo. E se non ci arrivo, se non ce la faccio? Un po' di paura c'è sotto. Dalla paura viene la collera. Quando ci si arrabbia è paura di perdere qualcosa. La collera è, poi potete pensarci, esaminare e constatare che effettivamente è sempre così. La collera, l'ira, l'ira funesta a volte, l'ira funesta, è il risultato della paura di perdere qualcosa o la paura che, di aver perso qualcosa, di non poter ottenere qualcosa. La collera, mannaggia di spaccola, spacco il mondo, datemi un cerino, do fuoco a tutto. Se avessi un'arma, meno male che non ce l'ho. Meno male che non ce l'ho tra le mani, perché sono momagne. Come si dice a Roma, momagne? La collera è il risultato della paura. La prima cosa che va via è la paura, in coscienza di crescita. Uno pratica, la prima cosa che va, pratica in maniera seria però, cioè che si concede proprio, che si espone proprio alla pratica così com'è, che è molto semplice peraltro. Si basa sul canto, si basa sulla danza, si basa su cose interessantissime, si basa su incontri, si basa su gioia. Susukam kartum avyayam in sanscrito significa è gioiosa questa applicazione, l'applicazione di questa scienza. Primo sottoprodotto va via la paura, va via la collera, vanno via sempre di più, come pulire, 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 pulire. Ma io non ci credo, sulla base di che? Paola, perché non ci credi? Scusa, facciamo finta che tu non ci credi, no? Perché non ci credi? Prova, no? Ma ho provato, ma ci stai provando veramente seriamente? Se non provarci seriamente, se no... Non so se Laura, sì. Laura, non so se è rimasto qualcosa fuori, se tu pensi che sia soddisfacente questa risposta. Non so se... È soddisfacente questa risposta? Sì, grazie. Grazie, ma grazie a te. Grazie. Grazie per aver accettato questa risposta da uno sciocco. Io posso dirti quello che ha fatto provare a me, magari... Vai. Mentre saluto Mauro e Paola. A presto. Per Morgan c'è almeno un dolcetto, qualcosa per Morgan? Ma ho soltanto un piatto, avete preso in tre? No. Ah, ecco appunto, no, perché no. E chi pensate che gliel'abbia insegnato? Per me era chiaramente la prima volta che venivo in un posto del genere, l'ho detto ieri, ci siamo incontrati e sono venuto più che altro per curiosità. Grazie Valentino per aver accettato l'invito. Quando sono entrato qui dentro voi avete già iniziato la lezione, okay. O non so se... Ah, forse stavamo cantando, mi sa, sì, ancora. Sì, stavate cantando. E quindi non sapevo nemmeno che cosa cantavate. Chiaramente io non canto ciò che non capisco. Prima voglio capire e poi eventualmente canto. Però comunque ti posso... Sai che pure io facevo così? Ti posso dire ciò che mi ha trasmesso. E nel momento in cui mi sono seduto, ascoltavo voi, sentivo le vostre voci, i vostri toni, la vostra musica,
mi ha dato serenità. Okay. Ho chiuso gli occhi e sono entrato in una dimensione diversa. Sentivo, sarà stato forse perché mi sono fatto una canna prima di venire qua, non lo so, o forse perché magari realmente può essere così, però ascoltando la musica e sentendo la dolcezza delle parole che sentivo, sentivo tipo dell'energia che mi si alza. Io sai come la penso, te l'ho già detto, quindi per me le forze divine ancora è da scoprire se ci sono o non ci sono. Benissimo, penso io. È il miglior punto di partenza. Però ti posso dire che sentivo dell'energia, proprio sentivo dell'energia sulle braccia, sulle spalle, sul corpo che si stava innalzando. Questo l'ho percepito. Non so se magari può essere un qualche cosa di divino, per tanti magari è una cosa per divina, per me oggi ancora non lo è. È semplicemente una sensazione. Una sensazione, esattamente. Di serenità e tranquillità, questo sicuramente me l'ha trasmesso. Anche magari per una curiosità tua, che dici uno che non è mai venuto, non sa niente, certo. Non so se voi date una spiegazione prima, no, magari di iniziare una lezione o ciò che sia. Io sono entrato qui dentro che stavate già in piena fase, insomma, e non avevo nessuna conoscenza, era la prima volta. Questo è quello che mi ha trasmesso. E questo è uno dei motivi per i quali tornerò. Io ti ringrazio per la tua testimonianza e per la tua fiducia. Grazie a te. Perché per quanto mi riguarda è molto interessante, veramente molto interessante. E così come trovo personalmente molto interessante quel dialogo a tratti simpatico, no? Di questo devoto con, veramente accaduto qualche anno fa, lui lo raccontava un paio d'anni fa su YouTube, insomma, l'ascoltavo questa cosa qui, molto interessante e carica di significato, quindi magari potremmo veramente rivederlo, ripassarcelo, no? Questo scambio molto semplice, capire come poi sono arrivati, sapete come è andato a finire poi? Dopo che il devoto gli ha detto, tu allora sei un ladro, dici di essere onesto, ma in realtà prendi il latte di Krishna e non riconosci la paternità di Krishna, che Krishna è il proprietario, quindi sei altro che onesto, tu sei un ladro, perché non riconosci che il latte è di Krishna, perché tu non sei capace di fartelo da te, se io te lo darei il fieno, fatti il latte, cioè, no, non sono capace di farlo, allora stai prendendo il latte di qualcun altro, allora sei un ladro. Questo devoto l'ha guardato, ha detto scusa Swamiji, devo andare un attimo in bagno. Mi sa che ha cambiato posto, poi dice il devoto non l'ha più visto, stavano sull'aereo, non l'ha più visto, ha cambiato posto, devo andare un attimo in bagno, non si è più visto. Hare Krishna. Intanto ci sono Francesca e Riccardo anche online, altri amici anche. Perché il latte proviene è un'energia come tutto quello che ci circonda, come tutte le materie prime, poiché non le produco io, devono essere state prodotte da qualcun altro. E l'intelligenza suprema che muove tutti i pianeti, come diceva Dante, che muove le stelle, com'era? Che muove i pianeti e le altre stelle, insomma, il sole e le altre stelle, grazie, però hai visto Jai Goranga che muove il sole e le altre stelle, questa intelligenza qualunque cosa, sì, ho capito, sì, qualunque cosa, una patata, ma che scherzi, vedi, sono tutto intero, anzi, sono più intero di prima, sono fortificanti questi scambi invece, corroboranti davvero. E qualcuno stava dicendo qualcosa o mi scrive? No, sapete che c'è? Ah, giusto, hai fatto un argomento di una parola. Vai con l'argomento. Microfono. E vamos a decir respetar los cuatro principios, ¿no? Las cuatro reglas. Sí. Que sono mangiare la carne, perché immaginate, se io mangio la carne, canto ci sono delle cose, ci sono delle cose che facilitano questa comprensione. Per esempio, molto grazie per l'assist. Sono delle cose che poi chiudiamo, ci sono delle cose che facilitano delle abitudini quotidiane che facilitano la nostra comprensione, perché non appesantiscono ulteriormente il nostro karma già abbastanza pesante, cospicuo, no? Tipo per esempio il procurare costantemente soltanto per il piacere della nostra lingua sofferenza ad altri esseri viventi nella forma di animali, no? La carne, diciamo, evitare questo ci aiuta ad alleggerirci un po' la coscienza, andiamo più spediti, più leggeri, uccidere inutilmente, anche se uno pensa, secondo questa cultura che ci dice che è cibo,
magari proviamo a metterla in discussione, semplicemente questo, informiamoci se magari è possibile nutrirci in altra maniera e se addirittura il modo di nutrirmi mio, il mio modo consueto di nutrirmi magari non può addirittura essere deleterio per il mio avanzamento, per la mia crescita esistenziale, per il mio avanzamento. Perché certe cose non riesco a capirle? Magari c'è un po' una scorza di crudeltà che si sta che avvolge un po' la mia coscienza e mi impedisce di andare oltre. Io penso che chissà per quale ragione, in realtà è semplicemente per quello che mi nutro male, ovvero mi nutro di violenza inutile, di sofferenza inutile. Ma tante cose, sì. Ottima, ottima battuta. Vabbè, a proposito della... Vabbè. Troppo lunga, se no. Comunque, Riccardo e Francesca, dico, questa intelligenza è così intelligente che ci permette di tornare a lui, ma noi da buoni mentecatti lo ignoriamo. Hare Krishna, per fortuna lui è paziente. Ah sì, sì, c'era Sant'Agostino che diceva Dio è paziente. Perché? Perché è eterno. Sì, dice proprio all'eternità. No? Non è... E poi è tutto suo, pure il tempo. Va bene, grazie a tutti quanti e a tutti gli amici qui presenti. A tutti gli amici online e a tutti coloro i quali riascolteranno questo studio sulla Bhagavad Gita così com'è. Sottofondo, grazie a Giovanni, Antariami Prabhu, Aldo, Shishinitai Sachinandana Kijai, Laura, Valentino e poi tutti gli amici consueti. Victor, Spasiba. Questo è il nostro dialogo. Io non parlo russo, lui non parla italiano. Il nostro dialogo è Spasiba. Punto. Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.